sono Oreste Mastronardi, autori di questi due libri, La giustizia secondo Rawls e Un viaggio nella filosofia e Un viaggio nella sociologia. Mi sono laureato in economia e commercio 20 anni fa, poi la facoltà di economia mi ha rilasciato un attestato di alta formazione in giornalismo economico. Sono revisore legale e recentemente mi sono laureato in giurisprudenza presso la facoltà dell'Università di Studi di Roma Tor Vergata. Il motivo che mi ha spinto a scrivere questi due libri. Diciamo l'interesse per la filosofia del diritto. Quindi questi due libri, anche se sono diversi, perché diciamo, gli argomenti sono diversi, però hanno un punto di contatto che sono i principi morali. I principi morali che rappresentano un ponte di collegamento fra la filosofia del diritto e il diritto positivo. Ecco, questo diciamo, è il punto centrale diciamo, del mio studio, della mia ricerca. Cercare di trovare un ponte per far incontrare, quindi cercare di creare un ponte affinché possa essere percorso dalle due branche del diritto, la filosofia del diritto e il diritto positivo. Quindi ho cercato, diciamo, questo tema di ripeterlo in entrambi i libri. Ora voglio parlare di un viaggio nella filosofia e un viaggio nella sociologia. Ecco, come dal testo si può capire che si tratta di un libro che tratta sia della filosofia sia della sociologia. Per quanto riguarda la filosofia, ho esposto prima nel libro prima, diciamo, il pensiero classico della filosofia, quindi la filosofia greca, quindi Socrate, Platone e Aristotele. Quindi poi non voglio entrare molto nel dettaglio, solo dico che il tema ricorrente di questi filosofi è la spiritualità, quindi i principi morali. Quindi anche i problemi politici vengono visti nell'ottica di una filosofia etica. Quindi, diciamo, senza l'etica non è possibile parlare di qualunque programma politico e giuridico. Questa è l'ottica, diciamo, della filosofia greca, che quindi studia l'individuo in quanto tale, indipendentemente dall'aspetto fenomenico, quindi diciamo dal punto di vista ontologico. Tanto per fare un accenno, ricordo che per Aristotele, diciamo, lui fa un organigramma politico e poi stabilisce anche la classe dirigenziale, che dovrebbe essere la classe, diciamo, aristocratica intellettuale. Ma per aristocrazia non intende, diciamo, la classe nobile, questo forse intende l'aristocrazia intellettuale, cioè i sapienti. Coloro che hanno una preparazione superiore e che sono in grado, diciamo, di sviluppare un'idea di quello che è un progetto giuridico, politico, eccetera, meglio, diciamo, di coloro che non hanno questo tipo di preparazione. La sapienza di cui parla Aristotele è proprio l'incontro fra l'intelletto, fra l'attività intellettiva e la scienza. Quindi Aristotele, rispetto, diciamo, ai suoi predecessori, rispetto a Socrate e, diciamo, e Platone è più orientato verso, diciamo, l'ottica, diciamo, razionalistica, non perché gli altri due non fossero razionalisti, e questo è anche il mio errore pensare che i filosofi greci non siano razionalisti, soltanto che loro pensano che la molla che fa scaturire il pensiero razionalista è la spiritualità. Quindi senza la spiritualità non può esistere il pensiero razionalista. Diciamo che Aristotele si discosta un po' perché non, diciamo, rifugge direttamente la realtà sensibile come fa per esempio Socrate. Certo, Socrate è un pensatore di straordinaria grandezza, per cui lui pensa, diciamo, alle azioni supererogatorie, lui pensa diciamo, all'interesse collettivo, talmente crede nelle istituzioni che lui è disposto anche a pagarne le conseguenze. Quindi è sicuramente un filosofo di straordinaria grandezza dal punto di vista etico, anche se qualcuno, diciamo, per dubitare la sua figura ne parla come fosse una figura trascendentale, quindi quasi non fosse un essere umano. Questa, insomma, è l'ottica di alcuni critici. Poi mi sono orientato sul pensiero filosofico degli illuministi, che tra l'altro è una corrente di pensiero che rispetto, diciamo, alla corrente di pensiero filosofica classica, diciamo, rispetto alla metafisica, ha dei risvolti più empirici, diciamo, rispetto alla metafisica, nel senso che loro partono sempre, diciamo, dalle idee, quindi sempre, diciamo,
è una deriva filosofica loro, però diciamo delineano già un risvolto pratico, no? Perché tant'è vero che ideale filosofico illuminista poi è stato ripreso diciamo dalle monarchie, dalle democrazie moderne, sia dalle monarchie costituzionali che dalle democrazie costituzionali. Basti ricordare il principio di distribuzione dei poteri di Montesquieu, che oggi è un principio cardine, diciamo, delle democrazie costituzionali. Oppure il contratto sociale, ecco, il contratto sociale di Rousseau, per esempio, già è un aspetto soprattutto etico, cioè, ecco, questo è fondamentale perché per Rousseau, che poi vedremo soprattutto in John Rawls, il contratto sociale è un qualcosa di superiore, cioè si tratta di fare un accordo tra governanti e governati sui principi etici, cioè noi vogliamo rispettare il governo, lo dobbiamo rispettare perché facciamo un accordo, quindi facciamo un accordo che però non è un accordo che può sembrare un contratto di compravendita, ma un accordo fra i principi morali. Questo è fondamentale. Voltaire, anche Voltaire è un illuminista di straordinaria grandezza, importante è il suo pensiero dal punto di vista, diciamo, della religione, che lui non vuole il connubio fra il potere temporale e il potere ecclesiastico, perché crede che, diciamo, la Chiesa debba avere un ruolo, diciamo, indipendente, autonomo rispetto al potere politico. Nel Medioevo noi sappiamo che esisteva un connubio tra il potere temporale e il potere, diciamo, politico, tant'è vero che il re doveva essere incoronato dal Papa. Ma, ecco, Voltaire è contrario a questo aspetto e vuole Tra l'altro sembra che in gioventù non, diciamo, avesse un'opinione molto, diciamo, buona, diciamo, della Chiesa, diciamo, del messaggio evangelico. Durante la saggezza si avvicina di più, diciamo, alla Chiesa. Poi è un filosofo che è contrario alla pena di morte, che è contrario alla tortura. Insomma, tra l'altro sappiamo che la pena di morte è stata abolita anche in Italia. La tortura non è legale in nessun paese occidentale, quindi chiunque adottasse questi sistemi sarebbe, diciamo, opererebbe contra legge. Quindi, diciamo, questa è la filosofia illuminista. E poi ho trattato della filosofia del XIX e XX secolo di Hegel, che è un filosofo anche di straordinaria, diciamo, grandezza anche lui, perché è il primo che ha parlato, diciamo, di connubio fra spiritualismo e razionalismo. Quindi, infatti, io nel capitolo dedicato a Hegel dico che è importante come dosa queste due componenti, come mixa, diciamo, queste due componenti. Poi ho trattato diciamo, ho parlato dopo Hegel, di Marx, di Weber e di Benedetto Croce. Marx è, diciamo, un economista sociologo, perché in realtà lui, diciamo, rispetto ad Hegel, che parte dall'idea, lui parte, diciamo, all'opposto, cioè parte da una realtà, qual era quella della classe lavoratrice, operante nel XIX secolo, quindi una classe lavoratrice, soprattutto il lavoro di massa, veramente il lavoro di massa, quindi il lavoro nelle grandi industrie, quindi il lavoro comune. E quindi lui analizza prima questa realtà, dopo aver analizzato questa realtà, quindi diciamo teorizza, quindi ecco parte in senso opposto rispetto ad Hegel, quindi parte da una realtà, quella della classe lavoratrice, secondo lui alienata, e per creare un'ideologia, quindi parte dall'opposto, diciamo, dove partono gli altri filosofi. Weber è un uomo d'azione, quindi è un razionalista e tra l'altro lui non crede nell'obiettivo poi della filosofia, no? Soprattutto la filosofia classica, ma anche quella, direi anche quella empirica, di raggiungere delle finalità collettive, di raggiungere obiettivi di cooperazione sociale, perché lui pensa che esiste un deficit genetico fra gli individui che non consente di collaborare per una comunità etica, diciamo, che abbia come obiettivo le finalità comuni. Infine, Benedetto Croce, che è un filosofo italiano, anche grande letterato, è un filosofo che
come del resto anche Weber, non crede che la storia sia, diciamo, ripetibile. Lui pensa che la storia va vista dal punto di vista dinamico, cioè è un momento della vita che ha le sue peculiarità, le sue finalità, che non vanno confuse con quelle di altre epoche storiche. Questa è la filosofia, diciamo, di Benedetto Croce. Benedetto Croce è vissuto in un'epoca, diciamo, in cui c'era la dittatura, e si è scagliato contro un suo, diciamo, possiamo così dire, un suo amico, ma che era anche lui un grande politico, politologo, Gentile, per aver, Gentile, non denunciato l'orrore nel caso dell'omicidio di Matteotti. Cioè lui non si è, addirittura sembrerebbe che si sia schierato a favore del regime. Questo ha determinato uno scontro, possiamo così dire, anche la fine dell'amicizia fra Benedetto Croce e Gentile. Questa è un'epoca importante perché qui abbiamo economisti e politologi direi di spessore, se possiamo ricordare Einaudi, possiamo ricordare Giolitti, quindi si tratta, Cavour, tanto per ricordarne alcuni, sono diciamo, un punto di riferimento poi per le democrazie diciamo, successive diciamo, al nazionalsocialismo, per le democrazie costituzionali di ispirazione liberale, che tutte si rifanno proprio a questi politici, a cui direi questi politologi proprio, veri e propri politologi, che secondo me sono di grande spessore.